Serena ha 27 anni, è di Atripalda e da quando era ancora una bambina piccolissima gioca a pallavolo. Nessuno nella gloriosa palestra della Green Volley a Atripalda, dove sono nati i migliori talenti del volley irpino, faceva caso a quel particolare impianto che campeggiava dietro l'orecchio di Serena, perché era ben altro ad attirare l'attenzione. Quella bambina, nata con un deficit uditivo, sapeva giocare a pallavolo e lo faceva con una naturalezza davvero disarmante. Le difficoltà, infatti, sono poca cosa se hai una passione grande e tanta voglia di impegnarti. Ed allora allenamenti, serate spese in palestra e poi tante soddisfazioni. Attualmente Serena gioca a Solofra, nella Phoenix di Mr. Giliberti. È un opposto, dice l'allenatore, ma gioca benissimo anche al centro. È estremamente duttile. Le maggiori vittorie la pallavolista le ha conseguite a livello nazionale ed internazionale, quando il suo percorso è incrociato quello della nazionale femminile Audiolesi di Volley, con la quale ha partecipato all'Europeo di pallavolo per soldi che si è svolto lo scorso anno a Parigi e con il quale disputerà le Olimpiadi in Turchia il prossimo anno. Ma non solo. Il giovane opposto ha vinto proprio pochi giorni fa la medaglia di bronzo ai campionati italiani di beach volley in coppia con Claudia Gennaro dell'ASD Forlì, organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia. Dal 30 settembre al 2 ottobre l'atleta sarà impegnata in un raduno a Milano, proprio con la nazionale pallavolo femminile sorde, mentre sulla pagina Facebook la Phoenix Solofra si coccola la sua atleta e scrive: questa vittoria si aggiunge al prestigioso palmarès della nostra Serena in un 2016 eccezionale che l'ha vista conquistare lo scudetto con l'ASS Ludovico Pavoni di Brescia ed accedere alla Champions League che si svolgerà a Rimini dal 23 al 27 novembre. La famiglia Phoenix Solofra si congratula e le augura un in bocca al lupo per la prestigiosa competizione europea di novembre. Un talento, insomma, che si esprime oltre ogni evidente difficoltà.